Amici di Padre Pio TV, alle mie spalle Sant'Anna. Sant'Anna è la patrona di Staiti. Staiti è un comune della provincia di Reggio Calabria. Sì, perché con le nostre telecamere oggi siamo venuti in questo luogo per riprendere i festeggiamenti in onore di questa santa della Chiesa Cattolica. Quindi, seguiteci. Incontro il sindaco di Staiti, Giovanna Pellicano. Allora, sindaco, grazie per l'accoglienza, veramente un paese che ci sta dimostrando appunto tanto calore. Ma Staiti oggi come vive? Cioè, che paese è? Allora, è un paese di 209 anime, quindi un paese con una popolazione molto, molto povera in relazione ai numeri. Però è una popolazione viva, attiva. In questo momento siamo in un particolare momento dell'anno che è la festa di Sant'Anna, dove molte tradizioni, l'attaccamento al rito religioso fa rivivere il borgo con i rientri da parte di tutte le persone che vengono da fuori. Ovviamente quest'anno i rientri sono stati molto più risicati perché comunque l'emergenza Covid ha determinato l'impossibilità per alcuni di poter rientrare perché non avevano le ferie, altri per non poter rientrare per altre ragioni. È una popolazione che in questo momento vive un momento particolare con la festa di Sant'Anna. Quando noi festeggiamo Sant'Anna un po' anche rievochiamo quelli che sono i sentimenti religiosi legati alla tradizione e non solo quella religiosa, anche un po' quella legata alla nostra tendenza a voler legare il culto religioso a dei momenti critici. Oggi siamo nella fase della pandemia, mi rievoca i racconti di mia nonna di quando magari nei periodi di crisi, di siccità, veniva invocato l'intervento del santo e Sant'Anna veniva portata in processione al di fuori del suo periodo prestabilito dal calendario canonico, appunto per andare a celebrare questo, per chiedere l'intercessione del santo, laddove appunto magari veniva invocata la pioggia e magari dopo la processione magicamente la fede portava ad un risultato, quindi la terra da arida diveniva di nuovo bagnata dall'acqua e quindi fertile. Tu rivesti questa carica da quanto tempo? Dal 2017? Dal 2017, sì. Primo incarico? Primo incarico, primo sindaco donna del primo porco. Primo sindaco donna, ahimè, del paese. Ahimè, perché veramente c'è voluto troppo tempo per arrivare ad avere un vantaggio oppure uno svantaggio? Allora, essere sindaco donna. Alle volte è un vantaggio, perché comunque diciamo che forse anche un po' per carattere abbiamo la tendenza noi donne di riuscire a trovare l'accordo e di poter dialogare un po'. Perché la nostra cultura, anche per come veniamo cresciute, ci impone anche questo, la mediazione. Ed è un vantaggio, alle volte è uno svantaggio perché non ci possiamo prendere in giro, il ruolo della donna, in quanto donna, alle volte viene anche contestato nella sua validità. Questo è il lato negativo, diciamo. Ma dal punto di vista amministrativo, ecco, fare il sindaco di un comune come Staiti, dove sicuramente le risorse economiche non sono rilevanti, dove i problemi sono diversi, anche se magari sì, il comune è piccolo, però è tutto proporzionato. Ecco, quanto è difficile fare l'amministratore in un comune come questo? È difficile solo alle volte. In una regione, tra l'altro, sicuramente non ricca, no? Questo, diciamo, noi siamo in realtà siamo molto ricchi come regioni, questa cosa non ne abbiamo preso consapevolezza. Noi abbiamo una regione ricca di beni, ricca di territori e purtroppo però non abbiamo mai assunto questa consapevolezza, cioè la consapevolezza di essere ricchi e continuiamo alle volte a ragionare come se non avessimo niente e non è così.
La nostra regione alle volte viene ricordata solo per questioni negative, che non voglio nemmeno citare, perché il fatto stesso che alle volte si accosti il nome di una regione alla negatività di un evento o di un fattore fa di tutto un'erba un fascio, e questo non è accettabile al giorno d'oggi, perché la Calabria è fatta di brave persone, di oneste persone che lavorano come hanno lavorato molti altri e che lavorano alle volte con ancor più fatica, perché devono lavorare in un ambiente ostile, e questo non va dimenticato. Sindaco, io veramente ti ringrazio, e proprio con l'intervista del sindaco noi abbiamo voluto iniziare questo servizio che ovviamente ancora continua, perché vi faremo conoscere le bellezze di Staiti e poi ovviamente la festa di Sant'Anna. Grazie sindaco. Incontro piacevolmente Don Ivan Jacopino, allora parroco di questo bel paese della provincia di Reggio Calabria. Allora partiamo subito, Don Ivan, parlando di Sant'Anna, questa figura bellissima insomma, che richiama anche in questo paese ogni anno tanti devoti. Le notizie che abbiamo circa la figura di Sant'Anna sono delle notizie che reperiamo fuori dalla tradizione biblica, poiché appunto nelle Sacre Scritture, in particolare nei Vangeli, di Sant'Anna non c'è quasi traccia. E tuttavia il Protovangelo di Giacomo in modo particolare ci parla di questa figura che ha interessato sin dai primi secoli generazioni di cristiani, perché è la mamma, assieme a Gioacchino, il papà, della Vergine Maria. Di Sant'Anna appunto abbiamo poche notizie. Le notizie che abbiamo dall'archeologia provengono da un'abitazione che si trova a Gerusalemme, a poche centinaia di metri dalla piscina probatica, in cui Sant'Anna e San Gioacchino, secondo la tradizione, hanno vissuto e sono stati sepolti. Alla fine del 1800 alcune ricerche archeologiche hanno accertato che quello è il luogo dei genitori della Vergine Maria. Per questo motivo la figura di Sant'Anna e di San Gioacchino, queste due figure così belle e così misteriose, sono entrate nel culto cattolico, in particolare della Chiesa Latina, durante gli anni del Medioevo. E si è instaurato qui a Staiti questa appunto bella devozione, probabilmente in seguito anche al legame che c'è con la tradizione bizantina. Un culto quindi particolarmente sentito anche qui a Staiti nei confronti di Sant'Anna, ma una tradizione, parliamo proprio di questa tradizione religiosa, come è caratterizzata? Ecco. I giorni della novena, che iniziano il 16 luglio, solitamente vengono vissuti nella poco distante chiesa di Sant'Anna fino al 24 luglio. La sera del 24 luglio, in notturna, la venerata effigie di Sant'Anna viene trasferita in questa chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Vittorie, e in seguito il giorno 25 e il giorno 26 viene venerata qui in paese. Il 26 luglio in particolare, dopo la messa solenne delle ore 11, c'è la cosiddetta processione di mezzogiorno, dove la santa gira una parte delle vie del paese e poi la sera, dopo la messa delle 18:30, viene riportata giù nella sua chiesa di Sant'Anna con una processione che conclude i festeggiamenti. Quest'anno però, purtroppo per l'emergenza sanitaria in corso, ovviamente i festeggiamenti saranno articolati in maniera diversa. Nello specifico come, Don Ivan? Ci siamo trovati a dover affrontare alcune criticità e in stretta sinergia col sindaco, con le autorità anche militari, abbiamo previsto qualche cambiamento. Quest'anno, rompendo la tradizione, abbiamo trasferito in forma privata la statua, il venerato simulacro di Sant'Anna, dalla chiesa di Sant'Anna alla chiesa parrocchiale, perché la chiesa di Sant'Anna è molto più piccola, la chiesa parrocchiale ha una capienza diversa e poi c'è un grande piazzale
sale qui davanti che consente anche una maggiore affluenza di popolo in sicurezza visto le norme anti-Covid. Quest'anno in via straordinaria soltanto le celebrazioni eucaristiche verranno appunto officiate in questa chiesa, quella solenne delle 11, con un maxi schermo all'esterno che consentirà anche a coloro che non riescono ad accedere alla chiesa di seguire le sacre funzioni, e il pomeriggio alle 18:30 fuori in piazza. Alle 21, prima di riporre il simulacro della Santa che verrà esposto sulla porta della chiesa, ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico, segno di gioia insomma per la chiusura delle celebrazioni. Io ti ringrazio Don Ivan per l'accoglienza che ci hai dimostrato, e devo dire che Staiti ha un buon pastore della Chiesa Cattolica, appunto come Don Ivan Jacopino, oltre che ad un bravo sindaco. E ancora continuate a seguirci qui da questo comune della provincia di Reggio Calabria. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio di potente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Quello che poteva fare.
tutto quello che si poteva fare. Ringraziamo il Signore per questo. Noi ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, dall'altra parte perdonateci se qualcosa non è andata come doveva andare. Ad ogni modo, adesso la statua di Sant'Anna verrà esposta sulla porta della chiesa. Io da bambina non ho sempre, non posso vederla spuntare sulla chiesa laggiù che piango, da quando ero bambina. Per me è un qualcosa che mi lega a lei in un modo pazzesco. Forse perché sono nata il giorno che è nata sua figlia. E forse perché sono registrata il 9, quando dicono che il 9 era la sua, Sant'Anna era festeggiata il 9 di settembre. Perciò ho due cose, ma sono nata l'8 e sono registrata il 9. Forse tutte e due legano a lei. Ma anche perché io mi sono sposata a 19 anni e sono andata via di qui e sono tornata per la festa di Sant'Anna dopo nell'83 e da quella volta io sono sempre qui. Sant'Anna mi ha aiutato quando stavo male, mi ha detto vai a operarti e io mi sono, al mattino quando sono svegliata sono andata dal professore e ho detto venga a operarmi. Ero la persona più felice del mondo in quell'ospedale perché me l'ha detto lei, basta. Cioè io con lei ho un qualcosa che mi lega da sempre, non posso farne a meno. Quando arrivo a questo periodo dico non vado e poi dico quando si avvicinano i giorni no, me ne vado. Sono legata a Staiti perché chiaramente mia mamma è di Staiti. Quando ero ragazzina, ma proprio piccola, io passavo tutto il periodo di Sant'Anna qui, venivo dalla nonna. E passavo, avevo tutte le mie amiche ed era piacevolissimo. Una cosa che mi piaceva di Staiti e che purtroppo non trovo più, ma perché ormai non esiste più, quando mi svegliavo al mattino nella camera della nonna sentivo in sottofondo tutte le voci delle signore fuori che si scambiavano i primi saluti, il buongiorno, cosa fare durante la giornata. E mi è rimasto ancora questa vocina, questo ricordo, ma piacevolissimo. E ogni anno continuo a tornare a Staiti proprio per Sant'Anna sicuramente. Ed incontro qui a Staiti uno storico, Fortunato Stelitano. Allora, Staiti nasce intorno al 1500, un paese molto bello, molto carino, ma insomma raccontaci un po' di storia di questo comune. Sì, diciamo l'attuale borgo di Staiti è sorto indicativamente alla fine del Cinquecento, tra il 1572 e il 90, diciamo sotto la signoria di Eleonora Staiti Spadafora, ecco perché il nome Staiti, no? E che cosa succede? Succede che vari villaggi di epoca medievale che erano soggetti all'abbazia di Santa Maria dei Tridetti, che è un monumento nazionale che tutti conoscono, cosa decidono? Decidono di riunirsi, di costituirsi in un unico agglomerato che li potesse rappresentare tutti e anche per un'eventuale istituzione dell'università, quindi del comune, per avere una propria identità e quindi decidono di costruire proprio su questo territorio che allora garantiva soprattutto protezione dalle incursioni della pirateria turca che in quel periodo infestava la costa ionica, no? Come sappiamo benissimo. Viene istituita l'università, quindi comincia ad avere una propria identità di paese, di popolo, e che poi cresce gradualmente, tranne una piccola parentesi che è stata quella della carestia del 1672, e ha raggiunto anche picchi di 1700 abitanti nella prima metà del 700 e 1600 nella prima metà del 900, per poi cominciare a scendere gradualmente per i motivi che tutti conosciamo. No? Come tutti i paesi purtroppo, no? del sud sì, Italia in modo particolare. Ma soprattutto spostamento
spostamento verso la costa dopo la costruzione della ferrovia. Perché? Perché per avere maggiori servizi, avere una maggiore comodità, ecco, diciamo abbastanza normale, ecco, questa cosa, riguarda tutti i paesi interni. Grazie Fortunato, e ancora continuiamo qui da Staiti in provincia di Reggio Calabria con questo speciale tutto dedicato a questa comunità. Ricordo dei bei ricordi d'infanzia, perché io mi in piazza, giorno di Sant'Anna, e c'eravamo tanti bambini, ma tanti, e allora aspettavamo quel giorno per mangiare il gelato. Quest'anno è stata una stagione stramba, perché c'è stato questo virus, neanche la festa abbiamo potuto gustare. Ricordo di Staiti, eravamo 1200 abitanti, adesso siamo in tutto forse 200 persone. Poi da adulto mi andavo lontano, però come un pensiero per Sant'Anna quando potevo venivo. È un paese bellissimo, l'hanno modernato, c'abbiamo l'acqua in casa, c'abbiamo la luce in casa. Allora da bambino c'era soltanto la luce del petrolio. Io sono stato tanto innamorato di questo paese. Dopo 54 anni della mia lontananza, voglio morire nel mio paese. Io sono devotissimo a Sant'Anna. Sono il portatore più vecchio che c'è, perché è da quando avevo 18 anni che la portavo sulle spalle. Ho due ricordi bellissimi, di cui gli abbiamo chiesto una grazia. Era nel mese di marzo. Era il 25 marzo, c'era a Staiti, c'era una grande produzione di grano, almeno per fare bisogno di Staiti, ed è successa una siccità. Abbiamo deciso di portare Sant'Anna in un punto che chiamiamo la Praca, per farci la grazia di piovere. Non abbiamo fatto in tempo di arrivare alla Cresi, alla chiesa matrice, che era arrivata l'acqua. Nel 73. C'è stato un alluvione e abbiamo fatto lo stesso gesto, finché non appena siamo arrivati, prima di arrivare alla chiesa, è fatto un grossissimo trono e è schiarito il cielo, non ha piovuto più. I miei ricordi, diciamo, piuttosto legati alla festa di Sant'Anna sono le maratone. Quando c'era praticamente la festa, che io ero piccolino, ho iniziato a suonare nella banda a 7 anni e fino a 21 anni ho continuato a suonare, e quindi tutte le mattine sveglia all'alba, i vari giri del paese, e poi giri a mezzogiorno, cioè la processione di mezzogiorno che doveva essere la più faticosa, ma era anche la più bella secondo me, perché tutto praticamente il giro del paese. Dovevamo essere stanchi, ma sinceramente la stanchezza quel giorno lì, secondo me non l'avvertiva assolutamente nessuno. Era una soddisfazione. Io tutti gli anni torno proprio per la festa di Sant'Anna. Pensate un po', a Staiti c'è anche una campionessa, la campionessa di calcio a 5 femminile, Marcella Violi. Esatto. Che si è cresciuta in questa piazza dove siamo adesso. Esattamente. E che vive a Staiti ancora. Vivo a Staiti. La passione per il calcio
È partita da Staite, cioè nel senso... È iniziato proprio in questa piazza con i bambini del posto, l'unica ragazza che giocava in mezzo ai maschietti. Però una passione talmente grande che l'ho portata avanti. Infatti sono riuscita ad arrivare nel giro della nazionale e gioco in Serie A nella squadra del Reastate. Che dire, veramente una soddisfazione per questo paese, perché a Staiti e da Staiti escono fuori anche dei talenti, come appunto quello, come il talento di Marcella. Una giovane ragazza, a Staiti come vive? Cioè nel senso, ti piace vivere in questo paese? Tantissimo. Io di solito mi trovo fuori per la mia stagione sportiva, studio fuori, mi sono laureata anche in scienze motorie, adesso sto facendo la specialistica, però appena ho pochissimi giorni rientro subito qui perché si sta davvero bene. Allora, faccio vedere qualcosa, Marcella. Una vai. Bicicletta, dai. Ok. L'aspetto più bello della festa di Staiti è il ritrovarsi dopo un anno con tutte le persone originarie del paese che però vengono da fuori e non soltanto dall'Italia, quindi dal nord Italia, dalle varie parti d'Italia, bensì addirittura anche da paesi stranieri. Quindi tutti gli anni ci si ritrova qui e il paese si ripopola. Sant'Anna è la mamma. È la mamma di tutti. Cioè ogni anno sembra uguale la festa, però le emozioni sono sempre un po' diverse, perché c'è qualcuno che manca, qualcuno che lo vedi, l'avevi visto piccolino e lo rivedi grande, quindi ti suscita emozioni sempre forti, il cuore entra in una centrifuga, è qualcosa di inspiegabile. Io la prima volta sono arrivato a Staiti nel 1959, perché sono venuto per lavoro e ho trovato la mia moglie, quella che è diventata mia moglie, sposata nel 70. E da allora tutti gli anni, come dicevo, da 51 anni che io vengo a Staiti, per cui sono affezionato, anche perché mia moglie a tuttora la faccio contenta venendo a Sant'Anna. Io il primo ricordo che ho di Sant'Anna è quando è stata restaurata la prima volta, che l'hanno portata su lungo la strada provinciale, e mi ricordo mia nonna che mi faceva camminare sui muretti della strada dietro Sant'Anna. Sant'Anna è stata sempre la festa dei bambini. Staiti è sempre stato pieno di bambini. Almeno nel periodo di Sant'Anna è sempre stato pieno di bambini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Abbiamo imparato a distinguere il bene dal male in questi anni di vita, chi è più grande, chi è più piccolo, chi è bambino, chi è giovane, chi lavora, chi studia, chi è anziano. Siamo certi di aver imparato a distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Come in casa nostra abbiamo chi ce l'ha, la cassaforte o comunque un posto nel quale teniamo le cose più preziose, così la nostra vita deve custodire nel posto più nascosto, più intimo, la certezza che Dio è con noi, sempre. Soprattutto quando la testa ci fa dire dove sei, c'è. Questa è fede, non è una certezza umana, è fede. Bisogna buttarsi nel mistero, nell'abisso, lì dove, come andrà, mi fido. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità,
Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede sui discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prese il calice e rese grazie, lo diede sui discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, Sindaco, i festeggiamenti si stanno quasi per concludere, i festeggiamenti in onore di Sant'Anna. Tutto è andato per il verso giusto, possiamo dire, vero? Sì, è andato tutto bene, un'organizzazione impeccabile, in maniera anomala, ma abbiamo festeggiato e questo è stato importante. Importante perché è un messaggio positivo che diamo ai nostri concittadini che non vivono qui a Staiti, che vengono da fuori, che quest'anno non sono potuti venire, e quindi gli mandiamo un messaggio di speranza, un messaggio di rivederci presto, di poter festeggiare nuovamente insieme, liberamente, senza vincoli. Questi vincoli dettati dall'emergenza Covid sono stati, diciamo, in qualche modo, per certi versi anche frustranti, ma nella gioia e nella speranza siamo riusciti a fare qualcosa di positivo, quindi impeccabile l'organizzazione da parte delle autorità religiose e non. E sicuramente, ovviamente da parte anche dell'amministrazione comunale di Staiti. Sindaco, io le do un arrivederci al prossimo anno, perché questa festa è veramente molto bella e noi sicuramente ritorneremo anche nel 2021 per riprenderla con le nostre telecamere. Quindi un arrivederci e grazie per la meravigliosa accoglienza. Arrivederci a lei e grazie di tutto. Arrivederci a tutti.